Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio sbrilluccicoso canale. Oggi video consigli per gli acquisti. Ecco, ho qua che vedrete i miei acquisti dal sito Perline Film & Co. E parto con questa che non ho avuto occasione di mostrarvela la settimana scorsa, ma ve la mostro ora che l'ho recuperata, la mia valigia, la recente valigia di Perline Film & Co. Destinazione Napoli, con all'interno 28 meravigliose colorazioni di Cabochon doppio foro. E ora velocemente ve li faccio vedere. Allora, apriamo la valigia. Speravo di avere la copertina, ma anche stavolta sono rimasta senza, però la valigia che arriverà a voi avrà appunto la grafica con la pizza, veramente bellissima come grafica, quindi adesso cercherò di farmela dare per avere appunto anch'io la mia bella grafica sulla valigia. Allora, guardate intanto la panoramica, spero che non faccia riflesso, ma tanto adesso li vedremo ad uno ogni blister. Sono 28 colorazioni come sempre nelle valigie mensili. Ogni blister ha 4 colori e come vedete la sfumatura a crescere dal più chiaro al più scuro. Allora, ogni colore sono 10 pezzi, quindi all'interno troviamo ben 280 cabochon doppio foro da 6 mm, pensate, quindi veramente wow. Partiamo dal primo colore, che è questo bel bianco, bianco pieno, meraviglioso. Poi abbiamo il Crystal Beached, adesso io i nomi li dico a memoria, ma voi avrete anche allegato alla vostra valigia l'elenco di tutti i colori che ci sono all'interno. Abbiamo poi questo, che è un altro colore Etched, adesso mi sfugge il nome, ma guardate che meraviglia, con questo riflesso dorato meraviglioso. Poi, quarto scomparto, guardate, anche lui deve essere lo stesso colore che abbiamo trovato qua in versione non etched. Guardate che bello. Primo blister, secondo blister, procediamo in ordine di colore. Guardate cosa non è. Adesso alcuni magari ve li tiro fuori anche dal blister, così che possiate vedere meglio il colore e la finitura. Guardate che meraviglia che è questo colore Etched AB. Poi procediamo con questo che è l'avorio. Abbiamo poi il rosa. Poi a salire di gradazione abbiamo questo che dovrebbe essere il Lila Vega Luster, se ricordo bene, sempre bellissimo in ogni perlina. E andiamo a recuperare il terzo blister. Wow, guardate che spettacolo! Questo dovrebbe essere il Full Slipperit Etched. Guardate, no, beh, molti ve li dovrò comunque far vedere, anche perché credo che sia rimasta qualche valigia, quindi io fossi in voi ne approfitterei, perché ci sono veramente dei colori di cabo spettacolari. Guardate che cosa non è anche questo. Ecco, questo dovrebbe essere, sia questo che questo dovrebbero, anche quello dopo, dovrebbero far parte della finitura Magic. Credo di ricordare, guardate, Magico, Magic Line, ora non ricordo bene, ma come vi dicevo, voi avrete il vostro elenco dettagliato con tutti i colori. Poi, altra colorazione Magic, infatti, anche questa. Guardate cosa non è. Velocemente, giusto per farveli vedere al meglio, molti colori, perché magari non tutti li conosciamo. Altro colore Magic, anche questo è la magia delle magie. Guardate cosa non è. Guardate quante belle sfumature. Li giro così li vedete sul fronte, sul retro, e vedete tutti i bei colori. Poi abbiamo il classico verde. Quest'altra colorazione Etched spettacolare, cioè mi piange il cuore non farveli vedere da vicino, proprio perché magari sono colori che,
non sempre nei cavoli abbiamo avuti. Prossimo. Questo è, non ricordo bene il nome, dovrebbe essere un color polychrome, se ricordo bene. E guardate che meraviglia. Quinto blister. Abbiamo questo. Stupendo, io tutti i colori Etched li amo, proprio alla follia. Nel cabo poi ha questo effetto particolare perché essendo tondeggiante dà il massimo di sé, proprio si vede tantissimo l'effetto. Guardate anche questo che bello, non sto a tirarli fuori tutti, tanto avete capito, anche perché questo vuole essere un video acquisti e visto che qualcuno, come vi dicevo, dovrebbe esserci rimasta come valigia, ne approfitto per farvi vedere la mia. Guardate anche questo, veloce veloce, guardate che cosa non è. Meraviglia. E poi abbiamo quest'altro. Anche lui si offende, se no. Guardate cosa è. Proprio cos'è e cosa non è. Guardate che sbrillucichio. Bene, procediamo col penultimo blister. Questo bellissimo colore, io veramente ve li farei vedere tutti, però voglio far vedere anche le altre cosine, quindi cerco di andare velocemente. Una panoramica la state vedendo e veramente se c'è rimasta ancora qualche valigia, andate, andate e fatevi questa scorpacciata di cabochon doppio foro che sono utilissime veramente in tantissime creazioni, cabo da 6 mm. Guardate, sono tutti bellissimi, cioè veramente parlano da soli. Guardate anche questo, stupendo. Ultimo blister, andiamo negli scuri. E non può mancare ovviamente questo che è l'intramontabile ormai in tutte le perline Jet AB, dovrebbe essere addirittura il Jet Full AB. Bellissimo. Poi abbiamo questo che è il dovrebbe essere Jet Full Azzurro Etched, bellissimo anche lui. Abbiamo poi le matite e per finire abbiamo il Jet. E questi sono i 28 meravigliosi colori contenuti all'interno della valigia per Napoli, la valigia del mese di ottobre, mi perdo i mesi. Questo mese siamo andati appunto, siamo tornati in Italia, destinazione Napoli, e questo è il contenuto. Voi, come vi dicevo, avrete la bella grafica. Procedo ora con il resto degli acquisti. Ho ritirato anche questo kit, un kit di mezzi cristalli che è stato proposto qualche diretta fa. Sono mezzi cristalli da 3 mm e visto che sono veramente colori bellissimi, vale la pena darci una guardata veloce direttamente fuori dalla bustina. Direi di ricordare che sono 50 pezzi per ogni colore. E dovrebbe esserci qualche kit perché erano veramente tantissimi messi a disposizione da Annalisa, quindi sicuramente trovate qualche altro kit, nel caso vi lascerò il link qui sotto. E sono in tutto 6 colori, quindi partiamo dal primo, guardate che spettacolo che è, bellissimo, mezzi cristalli appunto da 3 mm, quindi un formato wow, utilissimo. Poi, cosa dire di quest'altro? Vabbè, guardate cosa non è. Zoom per farvi vedere meglio perché è veramente stupendo. Bene. Procediamo con il prossimo, lasciamo lo zoom così li vediamo tutti al meglio. Guardate questo verde,
Bellissimi, non vedo l'ora di utilizzarli. Adesso, giusto che li avevo qua ancora da utilizzare, ne ho approfittato per farveli vedere. Abbiamo poi guardate questo, un bel oro stupendo, guardate che luce. Questo è il quarto colore. Procediamo col quinto. Wow. Guardate anche questo, dovrebbe essere il grafite. Sicuramente vale la pena averli visionati tutti quanti fuori. Guardiamo l'ultimo colore. Guardate anche lui che bello. Bene, questo è il kit mezzi cristalli da 3 mm. Come vi dicevo, se ne è rimasto qualcuno lascerò il link qui sotto. Ora sposto i mezzi cristalli Fire Polish da 3 mm e vi mostro il resto. Ecco la panoramica, torniamo a una visione normale e vediamo il resto. Qualche video fa vi ho parlato di un nuovo kit, di un progetto meraviglioso di una creativa che ha collaborato per la prima volta con Perline Film & Co, quindi diciamo un esordio spettacolare. Sto parlando di Raro Creazioni Artigianali e il suo ciondolo Zuma. Eccolo qua ora fra le mie mani il kit, che è stato proposto in ben 3 versioni che sono andate letteralmente a ruba per ben 2 volte, quindi veramente complimenti Rosaria per questo esordio spettacolare. Questo è il kit che avevo prenotato, infatti porta il mio nome proprio perché me l'ero fatta tenere da parte, finalmente è fra le mie mani. Ho fatto in modo di fare il possibile per farvelo vedere anche realizzato, però ho avuto talmente tante altre cose da fare che non ce l'ho fatta, però insomma lo vedrete già qua, avrete sicuramente visto le tre meravigliose versioni direttamente dalle mani di Rosaria, quindi sicuramente non ci sono altre parole per dire quanto è spettacolare questo ciondolo, il ciondolo Zuma. Questa è la versione intenso che ho preso io, quindi appena lo realizzerò comunque ve lo mostrerò o qua su YouTube o comunque sicuramente sui miei social. Bene, procedo ora con il resto degli acquisti. Allora, ho poi preso dei Bicono Preziosa da 3 mm, questo dovrebbe essere il color Capri Blu AB, confezione da 50 pezzi. Poi, a proposito di Bicono Preziosa, ho preso anche quest'altro che è l'Amethyst, sempre 3 mm, è l'Amethyst AB. Poi 4 mm per questi che sono Sapphire Opal AB, credo, 2x. Comunque colore stupendo, che se non lo conoscete ve lo faccio vedere, quelli sono abbastanza colori normali, ma questo ve lo faccio vedere perché se non lo conoscete merita una visione ravvicinata assolutamente. Ecco qua, è una colorazione opal appunto, che trovate sul sito, penso che sia quella che vi ho detto, però insomma come vedete non ci sono le etichette, quindi vado un po' a memoria. Poi, sempre Bicono, ma in questo caso sono i nuovi Bicono economici che Annalisa ha trovato per noi, i Bicono Shine, e devo dire che mi piacciono molto, siccome dopo il kit, data la grande richiesta, ha deciso di prenderne altri e di inserirli da sito, e io ho preso la colorazione Indicolite, ve li faccio rivedere perché ve li ho mostrati quando ho acquistato il kit, però insomma magari non avete visto quel video, e quindi ne approfitto per farveli vedere adesso. Questa dovrebbe essere la colorazione Indicolite, guardate che bella e guardate come sono fatti bene, quindi consigliatissimi. Poi
sempre Shine, ho preso anche quest'altra colorazione. Il quantitativo dovrebbe, non mi ricordo quant'è, però insomma vi lascerò magari il link alla categoria per andare a verificare. Guardate questo rose, un color tipo cipria B, meraviglioso, sempre della linea Shine. Ecco, qua mettiamo il preziosa e qua mettiamo il Shine. Abbiamo poi la colorazione Jetta B, sempre Shine. Belli, belli. Qua. Poi ho preso queste ginkgo meravigliose, è una delle colorazioni che abbiamo presentato durante l'estate. Guardate questo color champagne opal, che bello che è, non so se si riesce a capire, ma è veramente qualcosa di spettacolare. Non vedo l'ora di lavorarlo, magari con qualche contrasto autunnale. Eccole qua, 5 grammi di ginkgo appunto. Poi ho preso dei rivoli, questi sono rivoli da 12 mm in cristallo austriaco, quindi Svel, questo colore che adoro nella casa austriaca, dovrebbe essere il Dusty Pink Delight, che mi serviva appunto da 12 mm. Poi rivoli di alta qualità, invece in questo caso sono da 14 mm, questo bellissimo colore, guardate, una coppia. E due coppie invece di quest'altro, che è un colore che adoro, che trovo perfetto per fare dei belli abbinamenti, scusate, autunnali. Dovrebbe essere il Sana B, se ricordo bene, ma guardate cosa non è. Io lo adoro questo colore. Bello, bello, bello. Poi, per ultimo, vi mostro questi che sono dei moschettoni a cuore, che adesso vi faccio vedere, vengono venduti singolarmente, ma io ne ho acquistati 4 pezzi al momento. Ci sono anche le relative anelline che poi vi mostro, ecco, comunque giusto per farvi capire, questo moschettone a cuore che io utilizzo per fare i charter borsa. C'è anche la sua anellina oro rosa coordinata, io appunto ho preso i 4 pezzi. Li trovate fra le nuove, scorrendo le novità, scorrete sempre il link che vi lascio anche delle novità, perché magari se qualche cosa vi è sfuggito dai lanci, delle dirette, dai miei video, potete sempre trovarli lì, sempre se sono ancora disponibili. Bene, questi sono i miei acquisti da Perline Film & Co. Spero di esservi stata utile. Mi raccomando, per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi qui sotto, a scrivermi nei messaggi qui sotto al video, anche semplicemente per un saluto, sapete che a me fa sempre tanto piacere. Quindi vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao!